La mia rottura con Freud è avvenuta sulla questione dell'invidia del pene. Lui credeva che fosse limitata alle donne. Se sei in contatto con Freud, fatti ridare i miei soldi. I miei film sono una forma di psicanalisi, salvo che vengo pagato io e questo cambia ovviamente tutto. Queste battute flagranti, stiamo parlando ovviamente del genio di Manhattan, Woody Allen, che torna nel... grazie nel giugno 2022, appena sfornato, grazie alla sapiente scelta di questa nuova casa editrice, la nave di Teseo, che offre sempre grandi chicche, e quello che stanno pubblicando su Woody Allen non gli saremo mai abbastanza grati. Quindi prima edizione, la nave giugno 2022 di Zero Gravity di Woody Allen e ovviamente sempre tradotto divinamente con una prefazione di Daphne Merkin e tradotto divinamente da Alberto Pezzotta. E questa è una raccolta di racconti. In Italia i racconti non funzionano, ripensiamo anche alla prefazione di Ammaniti. In Il momento è delicato, che forse è il suo scritto meno, appunto, meno conosciuto e meno osannato di Niccolò Ammaniti, perché appunto nell'introduzione parla col suo editore, l'editore dice sempre: guarda, i racconti in Italia non funzionano perché il momento è delicato. Ma qui ovviamente la garanzia sta nel nome e nel cognome, e Woody Allen ci regala questi 26 racconti da Non puoi tornare a casa, e ti spiego perché, all'ultimo, che è il racconto più lungo, che è Crescere a Manhattan, che credetemi vale da solo l'acquisto, la spesa di questi 19 euro, che sono sempre niente rispetto alla genialità di Woody Allen, e niente, come già dall'introduzione alle dediche a Menzies e Becker, le nostre due adorabili figlie che sono cresciute davanti ai nostri occhi usando le carte di credito alle nostre spalle, e ovviamente a Sunny, la moglie: se Bram Stoker ti avesse conosciuta, avrebbe saputo come scrivere un sequel. E qui non si capisce se si rivolge a Dracula o a Mina, ma ovviamente conoscendo Woody è più probabile che si rivolga alla prima questione. E esordisce nel racconto così: nel racconto Non puoi tornare a casa e ti spiego perché. Chiunque abbia gettato un fiammifero acceso nella stiva di una nave carica di munizioni può confermare che da un gesto insignificante possono scatenarsi decine di migliaia di decibel. E qui va avanti con tutta una serie di racconti brevi pubblicati sul New York Times. Sono tutti racconti quasi del 2011, forse il più nuovo appartiene al 2013, quindi insomma sono racconti che hanno qualche anno, ma Woody Allen, vabbè, sembrano ovviamente scritti ieri. E niente, umorismo yiddish, battute fulminanti, in un racconto addirittura prende la prospettiva di una mucca omicida e descrive proprio tutto l'omicidio in modo da farsi veramente sbellicare dalle risate. Solite battute sardoniche fulminanti come: ma lo spettacolo dovette risultare un filino troppo anticonvenzionale per strappare un ghigno da parte di critici inaciditi. È l'unica spiegazione razionale per la reazione poco meno che vandalica che ci accolse a Filadelfia. Solitamente pacato, il Bulletin auspicò che tutti i responsabili dello spettacolo venissero legati, fatti fuori con un colpo in testa e buttati nella calce viva. Che dire, torna Woody Allen con i suoi racconti dopo tanto, dopo, vabbè, i celebri citarsi addosso, no, raccolti racconti che devono essere, trovarsi in ogni libreria. Adesso in libreria c'è questo, correte ad acquistarlo, perché se amate Woody Allen, come
come dire, sarete come facoceri che si rotolano nel fango, e se lo odiate, cambierete idea. Naturalmente, ne approfitto qua per ricordare anche sempre la nave di Teseo ci regala questa autobiografia, Woody Allen, a proposito di niente, che niente non è. Questa era uscita nel 2020, prima edizione, la nave di Teseo, aprile 2000, è uscita nel 2020, naturalmente l'abbiamo già imparata, non dico a memoria, ma quasi. Fu una, come dire, fu un'autobiografia dove Woody però esagera un pochino, forse, esagera un pochino, forse, come, come dire, come. No, non è che esagera, perché Farrow gli ha detti tutti i colori, quindi è chiaro che lui volesse affidare allo scritto anche le sue personali ubbie. Però forse se in questa autobiografia si parlava un pochino più di cinema e forse meno della moglie, come se le due cose fossero inconciliabili, forse sarebbe stato un pochino più equilibrato. Ce lo dice Woody Allen alla pagina 276: non avevo paura della verità, non avrei comprato il silenzio di nessuno, della mia reputazione non poteva importarmi di meno. Ero pronto ad affrontare un processo e a dichiarare con assoluta onestà che non avevo mai abusato di nessuno in vita mia, ed ero pronto a difendere questa affermazione pubblicamente. Questo ovviamente in tutto in tutta la biografia ci sono ovviamente dei rimandi al processo, e come dire, uscite quali Mia era una serpe e non dovevo fidarmi di lei. Questo dà il. Però ci sono anche tante parti veramente esilaranti anche a questo, anche in questo. E poi l'ultimo libro che volevo citare qua è Il mondo di Woody di Roberto Escobar, filosofo politico all'Università di Milano e collaboratore del Sole 24 Ore. Questo è edito dal Mulino, è uscito anche questo nel 2020, e qua si passa in rassegna un po' tutta l'opera di Woody Allen. C'è una breve biografia, riflessioni sul compito dell'artista è diviso ovviamente in 7 capitoli, divisi poi anche in paragrafi, dove appunto Escobar vuole raccontare Woody Allen come uomo con un huge worldview, con un'ampia visione del mondo, e queste pagine cercano di raccontare questa ampia visione del mondo, scritte non sul suo cinema, ci dice Escobar, ma nei suoi film e con i suoi personaggi. Quindi questa video recensione ricorda, a proposito di niente, l'autobiografia uscita nel 2020, Il mondo di Woody di Roberto Escobar, e poi ovviamente la raccolta dei racconti, questa veramente freschissima, Zero Gravity, che vi aspetta adesso in libreria.